Bene ragazzi, rieccoci qui sul canale di Ivan Ridoni, pronti per registrare l'11° episodio e cominciare l'ultimo tabellone di Mario Party 9. Anche se mi è stato spoilerato che ce n'è uno nascosto da affrontare dopo, però intanto noi ci facciamo l'ultimo. Non so se poi farò anche l'ultimo tabellone, in caso lo farò come gameplay speciale, però per il momento proseguiamo. Oh, stazione spaziale di Bowser. Siamo alla fine, tra virgolette. Dovrebbe essere il penultimo gameplay. Che ci aspetta? Bowser sempre più fuori dalla grazia di Dio. Papà, non so come dirtelo. No, di nuovo due contro. Abbiamo perso altre mini stelle, quelle del vulcano. Ora basta, maledizione Yoshi, ne ho abbastanza! Si dirigono al tabellone nello spazio per recuperare le ultime mini stelle. Tabellone nello spazio, intendi dire il mio nascondiglio super segreto, la stazione spaziale di Bowser. Immagino che dovrò mandare degli scagnozzi nello spazio. Un momento, lo spazio, ma la stazione spaziale di Bowser. Sì, papà, che succede? È questa. Ma questo significa che stanno venendo qui! E allora suppongo che dovrò occuparmi io stesso di ridurre in polvere Yoshi. Ci sono anch'io, papà, voglio aiutarti. Siamo al tabellone decisivo. Anche se, porca vacca, quando gioco contro questi non è mai cosa buona. Yoshi, Kamek e tipo timido sono finalmente al nascondiglio segreto di Bowser nello spazio. O nello spazio. Beh, avrai anche fatto tutta questa strada, ma le mini stelle sono mie. Già. Niente e nessuno potrà ostacolarmi, credo. Ma perché Yoshi ogni volta fa vedere il culo? Comunque, devo pur mantenermi in forma, perciò perché non mi raggiungi e provi a fermarmi? Come se potessi sperare di battere me e mio padre. Sconfiggi Bowser e le stelle torneranno a splendere nel cielo notturno. Sarà un duro scontro, buona fortuna. Chi ottiene più mini stelle diventerà superstar. Kamek e tipo timido giocheranno per Bowser. Se uno di loro vince, si prenderà tutte le mini stelle e dovrà ricominciare il tabellone da capo. E non lasciare che accada, dipendesse da me, no. Buttiamoci nella mischia. Sembra proprio che dovrete affrontare Bowser Jr. per primo. Per prima cosa bisogna decidere l'ordine dei turni. Ok. Sei. Bene, cominciamo bene. Primi. L'ordine è deciso. Comincerà Yoshi in qualità di capogruppo, secondo turno tocca a Kamek e tipo timido il terzo turno. Benissimo, andate e raccogliete quante più mini stelle potete. Ok. Cos'è quel 7 al centro della mappa? Non mi piace per niente. E l'avventura comincia col primo turno. Capogruppo Yoshi, è ora di recuperare quelle mini stelle. Ottieni un numero pari o superiore a 4 per raccogliere le prime. Ok. Io ci provo. 2. Vabbè, pazienza. Siamo appena agli inizi. Secondo turno, Kamek, che usa un dado normale e ottiene 1. Se non altro. E ottiene un dado 4-5-6. Quindi queste stelle se le accalappia tipo timido. Maledetto. 1. E andiamo oltre a prendere le mini stelle per tipo timido su uno spazio versus. Mini gioco tutti contro tutti. E si comincia. Oscilla disco. Questo è nuovo. Vediamo che dice. Liberiamo un po' di spazio qui. Inclina il telecomando Wii per muovere il disco e far rotolare la pallina sulle sezioni illuminate. Cerca però di non far cadere la pallina e guadagnerai più punti. Tieni il telecomando all'estremità e inclinalo per controllare il disco. Ok. Proviamo anche questo allora. Opla. Bene. Sulle parti illuminate. Oh oh oh. Porca miseria, quanto è sensibile. E dai. Ok, uno.
Piano, non ci facciamo prendere dal panico. A me invece il panico prende il come. Piano. Mamma mia. Mamma mia, l'avevo fatta. Sì, ma vava. Kamek 65 addirittura. Vabbè, una cosa che mi ha insegnato questo gioco è non dare le cose per scontate. Anche se siamo partiti male, tanto ci sarà sempre qualcosa nel corso del gioco che ci farà perdere le mini stelle, o a noi o agli avversari. Quindi non ci facciamo perdere d'animo. Abbiamo davanti una casa di Todd e anche altre mini stelle, se solo riuscissi a fare un numero alto. Uffa! Però in compenso... Ah beh, cavolo! Una svolta, un dado 1. Ed è ancora dentro qualcosa, un altro minigioco. Oh, che fortuna, c'era una mini stella! Che meraviglia! Ah. Indovinate chi andrà tutto quel ben di Dio? Esatto, che usa pure il dado 4, 5, 6. 6. Ti è tutto, se prende 5 stelle. E Kamek arriva ad un evento capogruppo. E che cos'è questa cosa? Ed eccovi sul satellite cuore. Volete che vi parli dell'evento capogruppo? Sì, va, visto che è l'ultimo. Ognuno colpisce un dado cuore una volta, poi il capogruppo lo colpirà per 3 volte. Se un giocatore e il capogruppo hanno ottenuto lo stesso colore, ognuno di essi riceve 2 mini stelle. Inoltre, il capogruppo può guadagnare ulteriori mini stelle se ottiene lo stesso colore anche degli altri giocatori. Non lo so. Ma un match a Koopa. Sembra proprio che... Ah, un Koopa Sapiens si stia per partecipare all'evento. Yoshi tipo timido e Koopa Sapiens, colpite il dado col cuore. Va bene. Ora Kamek farà blu e otterrà 1000 stelline. Era talmente scontata questa cosa. Tutti hanno ottenuto. Ah beh, però tutti abbiamo fatto qualcosa. Quindi lui ora fa rosso. Purtroppo nessuno ha ottenuto lo stesso colore del dado del capogruppo. Ah beh, quindi un po' tutti abbiamo ottenuto delle stelline, dai, tutto sommato. Penso sia stato un caso più unico che raro. Avete fatto tutti un ottimo lavoro. Diamo un'occhiata ai risultati. Koopa Sapiens se ne ottiene 4, Yoshi 4, tipo timido 4. E Kamek, tanto per cambiare, finisce in testa. Bene, torniamo al percorso del tabellone. Sa un po' di Mario Galaxy questo tabellone. Cos'è quel più 5? Non ne ho... Che cosa stai facendo? Ma perché aspira tutte le stelle? La macchina Montepremi ha risucchiato 5 mini stelle. Quindi chi ci finisce ottiene tutto? Oh, finalmente qualche mini stella anche per noi. E vai. Riceverai tutte le mini stelle immagazzinate nella macchina Montepremi in un solo colpo. Non ho capito, non ho fatto in tempo a leggere, ma... Ok. Tanto qui, intanto le abbiamo prese. E con queste dovremmo arrivare a 26. No, pardon, a 16. Mi sembrava strano. Oh oh oh, minigioco di Bowser Jr. Buah! Ora dovrete competere in un minigioco contro di me. Capogruppo Yoshi, in singolar tensione contro di me non avresti speranze, perciò lascerò che qualcuno ti dia una mano. Sarai in caposquadra, in squadra con Tipo Timido. Tu sei in terza posizione? Non è stato semplice con tutti quei minigiochi, vero? Vediamo se ci sai fare davvero. Yoshi è Tipo Timido contro di me. Sconfiggetemi e otterrete 5 mini stelle a testa. In caso contrario prenderò 5 mini stelle a ognuno di voi. Bene. Unità di intenti. Ehi capogruppo, cosa ne pensi di sfidarmi a questo minigioco? Posso anche dire di no. Ma sì, dai. Che il gioco abbia inizio. Fate il vostro peggio. Tu e l'altro membro della squadra dovete seguire uno schianto a terra su interruttori dello stesso colore allo stesso tempo. Fatelo per ognuno degli interruttori presenti. Capirai, mi sono ripulito con sto pippone. Ok, i comandi sono i soliti. Ma porca, mi toccherà aspettare a lui. Ciao Junior. E come faccio a mettermi d'accordo con lui? Beh, vediamo dove va lui. Se io vado sul verde.
Ah, ok, sembra che siamo sincronizzati. Vieni qua. Di nuovo, vai. Vai. Vieni sul giallo, vieni sul giallo, dai. Uno, due. Di nuovo. Vai, di nuovo sul blu. Di nuovo. Ok. Quindi ce l'abbiamo fatta? Sì. Ok, beh, 5 mini stelle ce le siamo prese, dai. E meno male che è capitato che tipo timido e non Kamek, se no mi ci rodeva pure a regalargliene altre 5. Ah, la prossima volta vi spappolerò, non ve lo dimenticate. Ok, ridendo e scherzando, siamo arrivati a 21 mini stelle. Un passo sotto Kamek. E cos'è questa? 4. Forse quello era lo spazio Montepremi. Vada, siamo già arrivati allo scontro col boss. Buahaha, ce l'hai fatta ad arrivare sin qui, capogruppo Kamek. E va bene, sinora ho voluto andarci piano, ma non posso più permettervi di ottenere altre mini stelle. Che lo scontro abbia inizio. Siete cordialmente invitati a partecipare. Spero per voi che siate pronti. Che cosa ci farai fare? Contro Bowser Jr. Colpisci i dadi. Il numero ottenuto illuminerà i segmenti della barra posta nella parte alta dello schermo. Le stelle numerate corrispondono al danno causato. Punta il telecomando Weaver sullo schermo e premi A per colpire i dadi. Puoi anche scuotere il telecomando Weaver e far rotolare i dadi più in fretta. Ok, proviamoci. Io ho provato a fare la pratica, ma non ci ho capito un tubo. Sembra che sia semplicemente basato sulla fortuna, tanto per cambiare. Colpire il dado e sperare di fare il numero giusto. Però così ammazzi un sacco di gameplay. Questo Mario Party, sto notando, è molto basato sulla fortuna e spesso mina l'abilità. Vediamo un po'. Lui ha fatto 4. E quindi un colpo glielo dovrebbe... Ah, forse dobbiamo fare il numero corrispondente. Quindi lui dovrebbe fare... Se, ok. Quindi dobbiamo arrivare precisamente sui numeri illuminati dalle stelle. Quindi adesso io dovrei fare 3, in teoria. O 3 o 6. 4. Quindi nulla. Ok, ora ho capito com'è. Ma tanto con o senza pratica poco avrebbe cambiato. 1, quindi se adesso tipo timido fa 1, gli dà un'altra scarica di colpi. 1, oppure 4. 2, quindi è andata a vuoto. Bene, vediamo se riusciamo a fare un 2. Tanto per colpi. 3. Ammazza. E che succede se arriviamo alla fine? C'è riuscito? Che significa? Qualcosa che gli faccia perdere le mini stelle? E questo che fa? Oh mamma! E ora che ci fa con... Quello! Beh, ha fatto meno un punto, sicuramente non è male, visto che è capitato a lui. Continuiamo, 4. Dovresti aver sforato? No, ci è riuscito. È molto alla Final Fantasy questo. Questa mi ricorda una mossa di Super Mario RPG, il super salto di Mario. E ora? E ora si arrabbia, ora ci fa la bua. Perché hai sputato questa? Oh, bene. Ce la facciamo a fare un 3 o un 6? Niente, Maledizione! Mazza! Vai, tipo timido, fai 1. O anche un 4, non sarebbe male. E vai! Quindi adesso dovrebbe prendere la sveglia anche lui. 2. Finché non toccano a me... Vai. Aia.
Uno, dai, fai uno. Niente, due. Questa partita sta andando completamente a vuoto. Ui, ui, ui. Mamma mia, le botte. Vabbè, tanto lui stava già a zero, quindi... Ora lui ci riesce. Lo gonfia di botte e vince. Oppa, atatata, atatata. Guardate se per un colpo... Dai, almeno un 3 o un 6. Ah, meno male, un colpo siamo riusciti a darglielo. E che cavolo. Ah, pim. E gli abbiamo dato anche il colpo di grazia. Più 3. Bam. E Bowser Jr. fuori. Che abisso di differenza. Ci darà qualcosa anche a noi? 7 mini stelle. Raccomandato, come al solito, una se la prende. Vediamo un po'. Iuff, finalmente è finita. Cosa? Tutto ciò è patetico. Adesso mi avete veramente rotto le... Mi avete veramente fatto arrabbiare. Fatto arrabbiare sul serio. Volevate combattere Citrullo lì? Vi accontento subito. Un altro boss? Se riuscite a raggiungere questa porta potrete incontrare la vostra fine. Bene. Ok. Inaspettatamente siamo passati in testa. Per un punto, ma siamo tutti molto vicini, quindi basta un nulla per stravolgere tutto. Vai tipo timido, facci vedere. Che cos'è questo? Aumenta il montepremi? Fico! Magari a capitarci sopra. 8 mini stelle. Poiché ci sono almeno 20 mini stelle nella macchina montepremi, ora parteciperete a un minigioco. Ok. Lotta sbilanciata, ok. Questo è un giochino, finalmente un giochino di abilità. Cerca di restare sulla piattaforma più a lungo di chiunque altro. Attenzione. Ok, i tasti sono sempre gli stessi. Quindi, cerchiamo di restare su questa maledetta piattaforma. Stavolta siamo anche in 3 rispetto all'ultima volta che eravamo in 4. Ecco, massacratevi tra di voi. Oppla! Scorrettissimo, ho aspettato che Kamek battesse tipo timido e poi con un calcetto l'ho sbattuto fuori io. Benissimo. 12 mini stelle per noi. Voilà. Bello. La macchina montepremi ha risucchiato 8 mini stelle. Ah, ma ce le dà a noi, ce le dà. Ma è fighissima sta cosa. Ok, ok, va bene. Comunque siamo arrivati intorno ai 20 minuti, ragazzuoli. Abbiamo battuto il primo boss, vinto il montepremi. Quindi io per questo gameplay mi fermo qui. Ci vediamo al prossimo e per il momento ultimo gameplay di Mario Party 9. Lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e fatemi sapere se questi gameplay vi sono piaciuti. Detto questo, vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi, un abbraccio.